Paolo Zanga, il direttore sportivo delle formazioni esordienti allieve della Valcar PBM, in questo caso anche in veste di organizzatore per il primo trofeo Zanga Arredamenti che si disputerà a Prada Lunga il 2 di giugno. Quale sarà il programma della giornata e com'è nata questa iniziativa? Ma niente, è nata l'iniziativa appunto da parecchi mesi che continuiamo a dire appunto di portare una gara femminile o ciclistica almeno in Prada Lunga e poi anche un po' con mio nonno continuare a dirlo e ripeterlo, finalmente l'aveva messo in calendario. Il programma diciamo che è appunto il 2 giugno, la mattina è un sabato, alle 9 partono le esordienti femmine e alle 10.40 le allieve, con un circuito diciamo ondulato di 9,8 km da ripetere 3 volte per le esordienti e 4 per le allieve, e con uno strappetto di 500 metri finale all'interno del paese che poi termina sull'ultimo chilometro dell'arrivo. È in collaborazione con la polisportiva Pralunghese e l'amministrazione comunale, appunto qui in veste per la polisportiva Pralunghese il presidente Abramo Forcella. Niente, noi abbiamo raccolto più che volentieri la proposta del signor Zanga, perché da tanti anni non c'è mai stata una corsa per perciò dobbiamo dire grazie a noi. Noi diamo solo un aiuto per le strade, questo, per dare una mano, coinvolgeremo un po' tutti i gruppi di Prada Lunga. Un grazie al delegato dello sport di Prada Lunga che si è impegnato per quanto riguarda l'amministrazione. Ore 9 partenza dei esordienti, facciamo 3 giri bassi di 9 km circa e poi dovremo affrontare la salita. Invece le allieve partiranno alle 10.40, dovranno fare 4 giri bassi e dovranno ripetere la salita 2 volte. Salita dura, il primo pezzo è duro, poi spiana, è circa 500 metri, poi c'è subito discesa, c'è un tratto piatto, poi c'è subito discesa e poi mancherà un chilometro all'arrivo. Dal termine della discesa ci sono 900 metri di rettilineo prima di arrivare all'arrivo. È importante fare l'ultima curva nelle prime posizioni per riuscire al meglio a impostare la volata. La salita è abbastanza dura e quindi è importante mantenere le prime posizioni.